Peter Canavetta, qui est philosophe, écrivain, poète et enseignant, bien sûr, et très aimé par ses étudiants, par sa manière très particulière d'enseigner. Il a été donc il a été directeur d'une très très importante revue aux États-Unis, la revue Differentia, revue de pensée italienne, Review of Italian Thought, pendant plusieurs années. Et cette revue maintenant ne paraît plus, mais il est également directeur aujourd'hui d'une collection très importante auprès des éditions Davis. Qu'il a inauguré cette année donc, avec les Elusive Hermes. Et Peter Canavetta donc, a développé des études autour de la pensée postmoderne. Et j'ai amené ici donc, les livres que les étudiants peuvent trouver à la bibliothèque universitaire del Postmoderno. Il m'a paru chez Bompiani, qui retrace donc plusieurs tendances dans la pensée postmoderne, qui nous aident vraiment à comprendre cet univers extrêmement complexe, qui nous interroge, qui interroge notre temps, et qui, sur lequel sûrement Peter va nous parler. Il a écrit également des livres sur la question de la migration, tout en affirmant que la migration fait partie intégrante de notre humanité. Et là aussi, une approche très originale, très personnelle de la migration. Et je tiens également à souligner sa pensée philosophique avec cette figure très particulière d'Hermès. Lorsque, justement, la pensée philosophique ne peut pas s'exprimer avec des paradigmes traditionnels disons, que nous connaissons à travers le langage de la rationalité, Peter fait appel à l'allégorie et au mythe pour exprimer certains parties presque l'indicible, on pourrait dire, de la pensée philosophique. Et à travers la figure d'Hermès, finalement, il arrive à se relier même à la pensée antique et à ce langage mythique qui a fondé notre philosophie occidentale et méditerranéenne en particulier. Il y a beaucoup d'autres ouvrages que Peter a écrit et a édité. Je rappelle son rôle d'animateur culturel, non seulement de poète et d'écrivain et de philosophe, mais de grand animateur culturel dans la sphère américaine, dans l'univers américain, mais aussi en Italie, plusieurs fois invité en Europe comme professeur à Paris 8, à Madrid et prochainement, j'espère, à l'Université Montpellier 3, puisque la directrice des relations internationales, Anne-Marie Motard, qui est anglophone, bien sûr, qui est angliciste et qui a connu les recherches de Peter, souhaite également l'inviter dans le cadre de notre département et des études anglo-américaines. Peter a écrit aussi des poèmes, des livres de poésie qui rejoignent également la pensée philosophique d'un côté et en même temps retracent un chemin très personnel, The Sun and Other Things et le dernier paru, L'Infinito, aux éditions Campanotto Udine. Voilà, je ne vais pas prendre encore plus de temps. Je suis très heureuse de te donner la parole, Peter, aujourd'hui à Montpellier. Secondo che dicano alcuni esponenti della ecocriticism, tale Johnny M. Adamson, bisogna evitare di fare i critici asetticamente distaccati dal loro oggetto di studio e introdurre o lasciare che si esprima una certa soggettività nel nostro lavoro. Devo dire subito che per buona parte della mia carriera, come un po' accennato Angela, mi sono occupato di avanguardie e non solo di quelle letterarie e artistiche, ma anche di quelle, diciamo, delle frontiere del sapere in diversi campi, visto che vivendo appunto tra due o tre mondi, due o tre lingue, e tre o quattro o cinque ambiti sociali e professionali, la nozione di limite, di frontiera, di attraversamento mi è stato sempre presente. E come dirò tra poco,
Questa schizofrenia mi ha portato a indagare cosa sia il sapere tout court, per cui, come Leopardi, da poeta sono diventato filosofo. E ironia della vita volle che nel tentacolare lungo varie frontiere, nel tentativo di capire come, dove e quando sappiamo quello che sappiamo, mi sono quasi sempre trovato a ritornare indietro nel tempo e nello spazio, un po' come il gambero, si diceva, che va avanti andando indietro, non so poi, perché poi non è vero, e dunque nella geostoria, nei territori abitati da chi prima di me aveva vissuto simili condizioni di spaesamento, di nomadismo quantomeno della mente, per non fare il drammatico sulla mia esperienza personale di emigrante. Meno ponderosamente, nel dedicare oltre 30 anni a studiare la contemporaneità con tre libri sul postmoderno, essendo quello l'ultimo, uno dell'84, poi il 91 e il 2009, ho anche studiato un modo per uscire dai vicoli ciechi in cui il postmoderno mi aveva condotto, e con un libro dal titolo The Elusive Hermes, Method Discourse Interpreting, di cui ci fu una versione preliminare in italiano, Il fantasma di Hermes, 1996, che ha il merito di non aver ricevuto nemmeno una recensione in Italia, la domanda alla quale voglio rispondere mi è stata posta appunto dall'amica e collega Angela Biancofiore quando, allorché ricevette la copia del suddetto volume, fu colpita dalla citazione epigrafe al libro pronunciata, si dice, dal Protagora storico, non il fantoccio di Platone. La frase dice «Panton crematon metron estis anthropos», che tipicamente viene tradotta in inglese «Man is the measure of all things». In italiano «L'uomo è la misura di tutto o delle cose», oppure «L'uomo è la misura di ciò che è». E che dunque mi fa capire Angela, reiterando posizioni ben salde nella scholarship, che riflette in un certo modo un antropocentrismo che poco si addice ai tempi del postumano, dell'ecologia e della stessa critica che avevo effettuato io stesso nei riguardi dei modernisti nel libro che l'ha preceduto del postmoderno. Ho spiegato subito che nel libro, secondo un attento studioso dei classici, un certo Edward Schiappa, dico Schiappa perché la pronuncia è inglese, in italiano il suo nome è Schiappa, che però in italiano sai, è meglio che lo pronunciamo all'inglese, Schiappa, che come me, questo studioso, non era più soddisfatto del mito dei presocratici, perché per 30 anni si pratica Heidegger, tutti i presocratici, Parmenide, okay, facciamola finita con Parmenide, una ricostruzione attenta del lessico e dell'uso della sintassi nel V secolo avanti Cristo rivela che l'epigramma veramente va tradotto così: di tutto ciò che è, la misura è l'umanità, non l'uomo, che è tutt'altra cosa, poiché toglie l'enfasi dall'individuo elevato a generalità o del singolo che si atteggia a essere uno, maiuscolo, e o quindi implicitamente divino, in quella problematicissima commissione di monoteismo e platonismo di cui volens nolens siamo tutti eredi e di cui potremmo parlare ad infinitum. Ma non temete, in questo luogo mi limiterò ad additarne solo alcuni momenti distruttivi, se non nefasti, un po' più avanti. Il fatto sta che è la nostra umanità, il nostro sentirci essere umani in una collettività e potenzialmente insieme ad altri esseri così diversi da noi, che influisce sulle possibili strade da imboccare per sbloccare, se vogliamo, in epoca tanto moderna, la schiavitù del cogito ergo sum, la distinzione predicata su un dualismo ontologico ed epistemologico a un tempo, cioè quello tra res cogitans e res extensa. In breve, avendo individuato certe irrisolvibili aporie nelle varie teoresi e pratiche dei critici postmoderni, ho cercato con questo libro una strada nuova predicata su una tricotomia, non una dicotomia. E cioè teoria, metodo, retorica.
e sulla necessità di dover tenere sempre presenti, quando noi interpretiamo qualsiasi cosa, almeno tre luoghi di riferimenti. Uno, l'io del parlante, in quanto membro di una comunità. L'io, bene o male, comunque lo si definisca, deve esistere, i morti non parlano, che io sappia. E l'io ha senso solo rispetto ad altri che lo determinano e gli consentono una identità. Questo è un principio di psicologia e basilare. Due, l'altro o quello che si chiamava l'oggetto da investigare, ma che in alcuni campi, come l'antropologia per esempio, l'altro è un altro essere umano, cioè quindi non è un oggetto, l'altro può essere un altro soggetto, un non io con cui mi misuro e rispetto al quale decido come parlare, come manifestare la mia umanità. E tre, quel qualcosa che c'è di mezzo tra me e l'oggetto, tra me e te, che per ovvi motivi euristici chiamo la lingua o quelque chose che non permette d'avoir une relation, ma che potrebbe consistere in qualsiasi altro movente semiotico, come pure il non linguistico, per esempio le emozioni, la natura, la paura, l'alienazione, eccetera. Però qualcosa that allows me to make sense, qualcosa che mi consente di costruire o di captare il senso. Qualcosa che acquisti un valore intellettivo, qualcosa come un connettivo che già in partenza intersoggettivo. Qui io sono un antico studioso di Jean-Paul Sartre, che secondo me andrebbe ripreso dopo la sbornia decostruttivista. Spero sia chiaro. Ritornerò su come questa proposta è coerente con quanto può suggerire la migliore ecocritica. Ma ripeto, questo schema, questa filosofia fluida da migrante, se volete, viene dopo il postmoderno. E che cosa è o è stato il postmoderno? Riducendo ai minimi termini i concetti principali che lo contraddistinguono, ecco un veloce decalogo su alcuni aspetti sui quali magari possiamo discutere alla fine. Essi sono da prendere nella loro implicita complessità, perché ho scoperto che non tutti i critici ecologici veramente hanno superato o hanno assimilato il meglio di quanto i teorici dell'epoca postmoderna ci hanno spiegato. Allora, velocemente, è veramente un decalogo. Uno, nel suo insieme la realtà sociale è, senza possibilità di scampo, un gioco di simulacri, di falsi idoli ed eventi incredibili e inaffidabili. Questa è la versione di Baudrillard. Due, l'esplosione di un nuovo tipo di impero alla fine del secolo scorso, che è, secondo Negri, policentrico e invisibile, mentre per altri, come David Harvey, brutalmente evidente nella sua spinta ad accumulare, l'accumulazione che sapete negli ultimi anni, specialmente in America, dopo la crisi del 2008, c'è stato il cosiddetto 1%, è diventato di una ricchezza incredibile, mentre la popolazione media a livello sta abbassando in maniera preoccupante. Oppure un impero ancora controllabile, secondo il grande stratega dell'epoca, il ministro della sicurezza nell'epoca di Jimmy Carter, Brzezinski, che dice che in un certo senso gli Stati Uniti possono mantenere questo ruolo di polizia del mondo. 3. Attacco del supercapitalismo planetario, della società di mercato, dell'età della globalizzazione, che condiziona tutti gli aspetti della vita. Questo secondo sociologi del tipo di Robertson, di Wallerstein o di Jameson. 4. È l'epoca, il postmoderno, postmoderno, tanto per intenderci, dal 68 al 2001, okay? Almeno nel mondo occidentale. Trasformazione delle relazioni politiche internazionali in un nuovo ordine, the New World Order, o una dinamica mondiale. Cioè, per esempio, c'è uno che ha teorizzato la teoria dei giochi a somma non zero, possiamo poi parlare di cosa significa. Siamo a 4-5, è la teoria della monomente, del conformismo politicamente corretto, secondo anche un autore francese che fa di nome Kahn,
che in francese il titolo era qualcosa come la lamenta una direzione, una... adesso mi sfugge, ma mi ricorderò tra un attimo. Comunque, oppure l'epoca del controllo orwelliano dei mass media, e questo ne abbiamo discusso già anche ieri. Altro punto, c'è una visione epistemologicamente nuova degli orizzonti tecno-virtuali di Arjun Appadurai, un autore che vi consiglio di leggere perché viene fuori con una nuova socio-epistemologia basata su quelli che lui chiama scapes, finance scapes, ethnoscapes, che in italiano si tradurrebbero con ideorama, finanzorama, che ho utilizzato in quel libro lì. Poi c'è la complessa metafora critica della creolizzazione come Weltanschauung, della fin de millennium, soprattutto non americani, come per esempio Grudzinski, Glissant, Cruz, Baba, Nishi. L'età del postcolonialismo, del postcolonialismo che della crisi del nazionalismo, cioè Hobsbawm, Spivak, Baba, Edward Said, eccetera. Poi c'è il punto di vista ormai classico sul postmoderno, il libro che vi consiglio di partire sempre da Jean-François Lyotard, L'età della fine delle grandi metanarrative illuministe come l'emancipazione universale, l'idea di progresso e l'idealismo. Già nell'83 Lyotard diceva, sono stato a parlare con lui a diversi seminari, dice sì, la politica continuerà a parlare di libertà e di progresso eccetera, ma in effetti c'è il declino proprio di tutti questi grandi miti dell'illuminismo, del romanticismo e dell'Ottocento. E poi ci sono i paradossi della formazione del canone, il multiculturalismo e il pluralismo di fronte a politiche di identità e di empowerment. L'ultima, che è la più generale, è quella che si chiama, secondo i grandi filosofi di quegli anni, a partire da Michel Foucault, ma anche da Gianni Vattimo, e in America anche di Richard Rorty, fine della storia, fine della metafisica, fine della natura e fine dell'utopia. Infatti si potrebbe parlare di finismo, come dice Samuel Huntington, come metafora principale per la fine del millennio. Ecco, quando io negli anni 80-90 mi confrontavo con questo, da cui nasce il libro sul postmoderno, dico qua cosa facciamo? Con tutto il resto della mia vita mi devo lamentare. Ecco perché poi mi sono inventato un nuovo modello di interpretativo basato su una fluidità. Ok, detto questo, che però devo subito preparare la prossima slide, perché ecco qua, adesso sono pronto. Allora, in quel libro, quindi il postmoderno, quindi arrivo a tutte queste conclusioni generali come una specie una mappa generale, perché avevo dedicato parecchio tempo alle modalità specifiche che ho studiato negli anni, cioè la critica dei cultural studies, la critica femminista, ho dedicato capitoli alla globalizzazione, alla filosofia continentale, insomma, si è capito. Non ho parlato in quel libro sia delle migrazioni, che poi ci ho dedicato un libro a parte, e sia dell'eco-criticism, perché la eco-critica un po' era imparentata con i post-colonial studies. Poi vai a vedere da vicino e scopri sempre delle cose nuove. Ho aspettato quindi l'invito di un interlocutore eccellente per misurarmi con la situazione. E devo dire che a questo stadio non sono soddisfatto né di quello che ho scoperto finora, né delle mie stesse ricerche, perché ho bisogno di farne ancora di più, perché chiaramente c'è bisogno di approfondimenti e di informazioni e posizioni come quelle ricavate dalla tornata di ieri, per esempio. Tuttavia, uno schizzo posso abbozzarlo, se non altro per rilanciare alcuni temi e sentire da voi se alcune mie perplessità hanno sostanza. Alle origini di un campo di studio di solito si fanno risalire a chi per la prima volta ne ha metacriticamente messo in risalto l'esistenza, struttura e funzione, il che non vuol dire che non se ne fosse parlato prima. Non vi faccio la lista dei libri perché un po' è stata fatta ieri, ne ha parlato Angela nell'introduzione. Fra i tanti titoli che ho raccolto, che ho consultato, ce ne sono alcuni che mi interessano di più. David Abram, The Spell of the Sensuous, Perception and Language in a More Than Human World, oppure
William Adams and Martin Mulligan, curati, Decolonizing Nature, Strategies for the Conservation in a Postcolonial Era. Precursori che sono stati rivalutati dopo qualche anno, dopo cioè questa ondata degli anni 90, perché tutti i titoli che avevo sono una dozzina, sono tutti dal 91 al 99 al 2000, sarebbero Joseph Meeker, The Comedy of Survival, Studies in Literary Ecology dal 72 addirittura, Alfred Cosby, The Columbian Exchange, un libro importante perché io faccio molti corsi sulla i conquistadores, l'apertura dell'Atlantico, and the Ecological Imperialism, e William Rockert, Literature and Ecology, che poi c'è la preoccupazione di come si insegnano queste cose. Velocemente devo menzionare per dovere, già menzionati anche ieri, il libro che ha aperto veramente, che ce ne siamo accorti solo dopo alcuni anni, Rachel Carson, The Edge of the Sea, e poi il classico Silent Spring del 62, un libro che retrospettivamente fa pensare all'importanza che ha avuto a suo tempo Aldous Huxley con Brave New World, oppure Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities. Le scuole principali, ve le ripeto perché salterò molte pagine a questo punto, riguardano quelle che possiamo studiare separatamente, specialmente per gli studenti, se volete fare una tesi, bisogna pensare in questi termini. Imperialismo ecologico, biocolonizzazione e biopirateria, razzismo ambientale, il postumano, filosofia dell'ambiente, poi c'è quella che spiegherò, advocacy, che è interessantissima, e poi una cosa che non capisco perché non lo so pronunciare, che si chiama speciismo, speciesism, che è quello del fatto che l'Homo sapiens è privilegiato as a species nell'arco zoologico, così. Sono tutti interconnessi questi campi, ma noi, il nostro mestiere di critico è di, capisci, spucciare, sfilare i fili, ma insomma c'è molto overlap tra di questi. Allora, veniamo ad alcuni argomenti specifici, tanto per entrare in medias res. La studiosa Val Plumwood, per esempio, ci fa notare che esiste, quello che abbiamo già detto, imperialismo ecologico, che ci fa capire come le nuove tecnologie sfruttano l'ambiente perché sono al servizio dei grossi capitali, ma, che dice lei, è filosoficamente marcata da un dualismo di fondo, cioè le vecchie opposizioni natura-cultura-uomo-ambiente. Purtroppo, in quanto lei è ecofemminista, ricordatevi che il titolo di questa cosa è Problemi, paradossi e prospettive, quindi prima vi dico l'idea generale e poi devo fare un commento subito a bruciapelo. Sì, dice lei, c'è questa opposizione natura-cultura, che è una falsa opposizione, una dicotomia. Ma lei subito, ecofemminista, dice che quando qui troviamo l'annosa questione, la chiamo annosa perché ne abbiamo fin sulla testa, che la ragione stessa è maschilista e viene piegata a un'idea della natura che serve all'uomo, che insomma che l'uomo domina. Dicendo questo però lei parte da un dualismo uomo-donna, come categoria cioè di base, dell'ontologia non è una ma è due. Quindi uomo-donna, padrone, vittima, se volete. Quindi da discutere, proprio a livello filosofico. Abbiamo inoltre, come ho detto, la biocolonizzazione, la biopirateria, di cui parla Vandana Shiva, e secondo la quale, ancora una volta, le grosse multinazionali devastano forme di agricoltura secolari con l'imposizione di semi geneticamente alterati e brevettati, creando aree di dipendenza e povertà, argomento trattato, e ne parlo nel postmoderno di Arundhati Roy, nei suoi scritti sulle sciagure apportate da Monsanto, DuPont, eccetera. Questo stravolgimento di equilibri ancestrali mettono in risalto le dinamiche di management planetario. Ma anche qui c'è un presupposto. Il presupposto è che il maxi capitalismo è il male. Ed è una nuova teo-ideologia di fondo che legittima queste posizioni.
che poi dirò perché, anche. Argomento scottante perché slarga su altre aree di studio è il razzismo ambientale. Anche di questo si è parlato ieri, posso tagliare corto dicendo che sia a livello di teoria che di prassi un tale rapporto tra razza e ambiente, secondo cui l'espressione dell'una è connessa all'oppressione dell'altro e viceversa. Basta pensare alle favelas di Rio o alle bidonville di Nairobi. È un fenomeno che si studia in area sociologica, questo, per il modo in cui la connessione veramente risalta. Cioè, discriminare, radunare i poveri va tipicamente di pari passo con la disgregazione e deperimento dell'immediato ambiente a partire dalle abitazioni, dai servizi sociali e di sanità e quindi al rapporto con il mondo nel senso più ampio. E quindi abbiamo già detto, ripeto, ieri sulle discariche dove vanno a trovarsi i depositi delle scorie radioattive, c'è tutta una cosa che è documentabile, ben risaputa, quindi non mi dilungo molto. Poi arriviamo a questa categoria della critica ecologica che è lo speciesism, ossia la tendenza a privilegiare in tutto e per tutto la specie animale Homo sapiens a scapito di altre specie di viventi sul pianeta, le quali di conseguenza vengono automaticamente considerate disponibili e legittimate eticamente. Questa considerazione della disponibilità non fa più notizia che ogni giorno facciamo sparire centinaia di specie di animali e di piante. Ma d'accordo con la bioetica, la nozione è ovviamente radicata in un vasto processo storico. E poi vi posso dire di un bel libro di Graham Huggan e Helen Tiffin, Postcolonial Eco-Criticism, dove c'è un bellissimo saggio sulla cristianità, il cannibalismo e la carnivoria, oltre all'inglese. E alla Stony Brook, il dean dell'International School, col quale dovremo comunicare, è un antropologo che scrisse un libro, appena sono arrivato a Stony, mi consegno un libro tradotto in italiano, in cui lui dichiara, aveva studiato, che il cannibalismo, l'antropofagia, in effetti non è stata mai obiettivamente documentata. Ora, io ho letto Verazzano, per esempio, no? Ho fatto uno studio su Verazzano che ha visto suo fratello essere sbranato, non so, a 2000 metri dalla riva. Ho letto molti esploratori che parlano di cannibalismo, la parola Caraibi viene connessa allo stesso cannibalismo, specialmente in Brasile, nei mari del sud, eccetera. Ma in effetti questa studiosa, appoggiandosi a William Arends e altri due antropologi, dice che in effetti questo del cannibalismo è più che altro una preoccupazione degli occidentali. Siamo noi che abbiamo questo timore, abbiamo questo fascino per il selvaggio, che però poi abbiamo paura di essere mangiati. Quindi è una bella tesi da sviluppare questa qui, insomma, c'è da... però, dal punto di vista astronomico-geologico, noi siamo una specie fra tantissime, e come mai, quindi, in un certo senso, ha ragione Leopardi quando dice l'uomo d'eternità s'arroga il vanto. Ma ripeto, se studiate un po' di astrofisica e di geologia vi rendete conto che noi siamo una povera cosa, cioè il mondo va avanti prima di noi, con noi e senza di noi, so, no proprio. Abbiamo già parlato ieri della società post-imperiale e che bisogna ripensare alla categoria dell'umano, che è quello che ho cercato di fare con lo Hermes. Ritorniamo sui nostri passi. Prossima agli studi sul colonialismo e alla storia di determinate discipline, le tematiche dell'imperialismo sociologico si ci consentono di rivedere la storia d'Europa sotto altra luce. Sia colonizzati che colonizzatori, nel corso e dopo la conquista, hanno trasferito pratiche tecniche nelle Americhe che ebbero nefaste conseguenze, lo sappiamo, da disboscamenti per nuove piantagioni a prosciugamenti che hanno attirato le delte e i flussi d'acqua, e abbiamo introdotto nuove piante che hanno causato radicali e veloci cambiamenti alla flora e alla fauna locali, eccetera. Il messaggio l'avete sentito ad nauseam: non adeguarsi agli equilibri preesistenti significa introdurre trasformazioni che non sempre vanno nel senso che i progettisti si prospettano. Questa è una storia, anche questa, fin troppo nota.
E nessuno mette in dubbio che abbiamo causato un eccidio, quasi un genocidio involontariamente, per esempio introducendo batteri tipo il morbillo, abbiamo detto, no? Smallpox. Ma per ciò che rispetta l'assetto geologico idrico e agricolo, forse è in qualche modo una critica troppo facile da farsi. E dico questo perché? Perché da qui si slarga subito nella quella che si chiama deep ecology, e cioè se il pianeta stesse meglio senza di noi. Senza di noi che ce ne frega del pianeta, questo è quello che mi chiedo. Il problema che, come si diceva ieri, la collega che è andata via, che l'ho vista tutta citata, che dice, insomma, da quando è arrivata l'agricoltura abbiamo incominciato a tamponare con i ritmi della natura. E vabbè, allora vuol dire che l'ideale per Homo sapiens sarebbe quello di fare il nomade nelle foreste, cioè andare a caccia di scoiattoli quando hai fame. Non so se avete mai visto i documentari, ormai da Bizzeffe, no? Io li guardo sempre, quelli moderni, più contemporanei, sono molto ben fatti. La vita di un classico leone nel Serengeti, dormire. Quando poi c'ha fame, dice, beh, ora mi vado a fare una zebra. Manda le femmine, lo e sai. Manda le femmine, perché mica scemo il leone. Mica scemo il leone, allora perché è il re della foresta? A che serve fare il re se non sbaglio? Andate lì, se no vi sbrana, quindi andate alla caccia per me. Ok. E questa è una, voglio ritornare su questo in maniera un po' più coerente. L'altro mito, l'altra cosa che mi lascia delle perplessità su questa posizione della deep ecology è proprio studiando la nostra storia dell'Occidente, l'arrivo degli europei nel Nuovo Mondo. Nel 92, nel cinquecentenario della scoperta dell'America, in molti paesi si celebrava, ma da noi a New York ci furono le manifestazioni anti-Cristoforo Colombo. E mi telefona una giornalista, un giornalista di Newsday, che è il secondo quotidiano più importante di New York, e mi dice, so che Carravetta, dice, lei si occupa di cose di italiano? Sì, queste celebrazioni di Colombo, dice, è vero che Cristoforo Colombo è responsabile per lo genocidio di 500 milioni di Native Americans? Dico, caspita, oh, questa è una proprio pesante, che gli affibbiano al povero Cristoforo, che era, già si sentiva che Cristoforo, che lui portasse il messaggio del... Dico, e allora è stato in quel periodo lì che ho cominciato a studiare letterature del mondo, antropologia e storia. Dico, guarda, dopo un po' dico, stia attento, dico, perché se non fosse stato Cristoforo Colombo, se studiate l'ambiente, era nell'aria, qualcun altro ci sarebbe arrivato da lì a poco, perché era nelle carte, di numero uno. E numero due, dico, lui non è stato neanche il peggiore tra i conquistadores, eccetera. C'era questa idea circolata da questi un po' che fanno la critica appunto un po' superficiale, che arriva il mondo da questa parte, cioè dall'altra parte, era questo mondo edenico, no? Cioè dove è arrivato a San Salvador, le prime isole, in effetti gli esseri umani, Homo sapiens di quell'epoca, viveva veramente in seno alla natura, perché era, fai conto, 50 persone in 14 chilometri quadrati di isola, eccetera, quindi non c'era neanche bisogno di inventare la ruota, no? Cioè non c'era nessun stimolo, si stava. Ma una volta che poi con Cortés arriviamo al Messico, la situazione cambia parecchio, perché non so se avete studiato queste cose, ma insomma c'era un imperialismo brutale degli Aztechi, che avevano sottomesso i Tlaxcani, gli Olmechi, eccetera. E lo stesso Cortesi, quando ne scrive, dice, ma questi qui praticamente si comportano come i grandi baroni del Medioevo europeo, non c'era granché di differenze, quindi non è vero che quello era il mondo edenico puro che noi abbiamo contaminato. Quindi quello è tutto un altro discorso. Insomma, se avete capito dove voglio andare a questo discorso, ci possiamo ritornare. Voglio tornare su questo punto. L'immaginazione all'impegno, congiungere immaginazione e impegno, questo è un argomento interessante.
risorge nella critica ecologica il ruolo da assegnare alla letteratura. E ci si pone finalmente una questione di fondo filosofica, cioè l'opera d'arte ha una responsabilità primariamente estetica o deve anche manifestare e dar conto di una specie di retorica strumentale, se vogliamo, che mirante consapevolmente a indirizzare il lettore utente verso fini prestabiliti e implicitamente più giusti e più equi. Ancora una volta bisogna analizzare le proprie ontologie dietro qualsiasi atto critico. Non è difficile fare il passo ulteriore e capire da dove provenga la letteratura di protesta, per esempio movimenti per la protezione delle foreste amazzoniche, delle miniere del Congo, eccetera, la quale però questa letteratura ha ragione del suo obiettivo immediato, deve realizzarsi, questa qui proprio della protezione di determinate foreste, eccetera, tramite manifesti e slogan e azione diretta. Quindi si ritorna al discorso di ieri, di cui si parlava anche in occasione della presentazione di Laura. Qual è il ruolo della letteratura in tutto questo? È il compito, magari lo scrittore se ne può anche, anzi se ne deve addirittura fregare. Lo scrittore scrive, il pittore dipinge, è il nostro compito da critici di decidere qual è il nesso tra l'opera e la realtà sociale. E quindi ci fa pensare l'idea di engagement, che è il titolo di questo convegno. O quantomeno, per esempio, nella tradizione abbiamo la poesia civile, nel senso che la letteratura e le opere di immaginazione in generale devono avere una funzione, se non pedagogica, terra terra, quantomeno di stimolo a riflettere su determinati squilibri e abusi nel rispetto dell'ambiente. Quasi tutti i testi che ho consultato ritornano in un modo o nell'altro su questa funzione che va, in un ampio raggio, dall'informare nei testi critici o metacritici, che è il nostro mestiere, a quello di esemplificare, e vorrei aggiungere allegorizzare, ma non tutti toccano questo tasto, esemplificare i problemi del rapporto società-ambiente. Qui si apre una questione che riguarda che tipo di letteratura, ossia quale genere, o come preferisco dire, che modalità retorica, e sulla quale, adesso faccio un salto così concettuale notevole, sospendete il giudizio sulla letteratura, ci ritorno fra un attimo. Quello che è importante qui è qual è la concezione di linguaggio della retorica stessa che noi adottiamo quando vogliamo fare una critica che connette alcuni ideali o alcuni propositi o alcuni obiettivi con la realtà effettiva. Ed è il problema che si sono posti da generazioni, i grandi pensatori, nell'epoca postmoderna, Roland Barthes, Ricardieu, Derrida, lo stesso Foucault e altri. Quello a cui mi riferisco è il problema del referente. Se si fa una critica alla cattiva influenza, il postmoderno cattivo è quello che è stato influenzato dallo strutturalismo e dallo poststrutturalismo, perché tutto era basato sul significio. Gioco dei significhi, invece quello che mancava era il significhi e il riferimento. L'unico che aveva spiegato questo meccanismo è stato Foucault, Les mots et les choses. Agli albori della modernità, nel 600, quello che succede è che il linguaggio perde la sua funzione quasi taumaturgica, simbolica, di somiglianza. Quello di cui si parla in qualche modo somiglia a quello di cui si parla. Mentre con la rappresentazione, con il linguaggio della Grand Mère de Port Royal, eccetera, il linguaggio viene praticamente distaccato e si può strumentalizzare il linguaggio. E questo aiuta molto a capire la tassonomia, la conquista veramente della natura, assegniamo i valori, no? Dove il linguaggio è veramente un interim tra me e la realtà, che però mi consente di gestire questa realtà. Ecco perché allora, in questo, facendo un po' di questo tipo di analisi, uno ritorna a scoprire il valore della letteratura come l'unico modo di usare il linguaggio che in qualche modo ci consente di parlare di ciò di cui non si può parlare perché non possiamo, perché la lingua è la lingua e l'albero è l'albero.
quindi questo tipo di problema che mi pongo. Vado in avanti e per non tenervi troppo così sul magari mettere troppa carne al fuoco, un ultimo problema che è proprio connesso a questo. Alcuni ecocriti, alcuni esponenti si pongono il problema, c'è questo Lawrence Bell, uno dei più attivi, dice l'ecocritica non è limitata a preferire il realismo ambientale e la scrittura naturalistica, ma è attenta anche a quelle forme di fiction, e io aggiungerei di poesia, che sottolineano la natura o gli elementi naturali come entità a sé stanti. No, di nuovo, l'intenzione è bella, è nobile, ma cosa vuol dire sottolineare e parlare di entità a sé stanti anziché di come supporti per l'agire umano? Cioè, mi chiedo, ma se noi cerchiamo la cosa in sé, la natura in sé, l'albero in sé, la farfalla in sé, e non una farfalla che è importante perché mi piace o perché mi rallegra o perché ne posso parlare alla mia amante, no, la farfalla in sé è per sé. E questo, non è questo uno dei miti della metafisica, la chose pour soi-même, no, l'in sé, en soi. No, la cosa non è in sé per sé, la cosa è per me o per gli altri. Cioè, deve entrare in un sistema di relazioni, di rapporti, che sono quelli questi rapporti da cui si costruisce il significato. Se no, la stessa natura in sé per sé è quello che dicevo prima, che la Terra sta girando intorno al Sole prima che arrivasse Homo sapiens e continuerà a fare così, secondo gli esperti, per altri 4 milioni di anni, e poi magari il Sole, non so, si sta espandendo e ci abbraccia tutto. Quindi, uno... c'è il problema di questo platonismo astrattizzante di sotto. B, c'è sempre implicita una selettività, una scelta cosciente e quindi operativa quando dico ai miei studenti e colleghi che tutto il mondo, per esempio, prendiamo il caso di Chinua Achebe, vi fa capire che abbiamo imposto a un paesino, dov'è, della Nigeria, Achebe, no? Della Nigeria, la nostra lingua, la nostra tecnica, la nostra forma mentis, e stravolto il loro mondo naturale, e di che di conseguenza bisogna stabilire B1 che non è giusto, e B2 che dovremmo magari riparare il danno, e B3 che non possiamo andare avanti così. Ecco, qui si pone il problema della scelta. È una scelta che facciamo noi, di decidere che questo, che da un lato cerco la cosa a sé stante che ritengo impossibile, e dall'altro invece che siccome il significato, il valore della terra e dell'ambiente è una cosa che decidiamo noi, allora bisogna prendere atto del nostro stesso libero arbitrio, e che dobbiamo confrontarci con gli altri per decidere se questa posizione va e questa non va. Allora, ritornando al caso di Achebe, per esempio, mi ricordo Things Fall Apart, l'abbiamo discusso in classe, e dice, arrivano gli occidentali e distruggono quella società. No, c'è anche chi dice che c'è uno sviluppo che può essere controllato, almeno nei limiti di dire... Guarda, se invece di usare una zappa di legno ne usi una di metallo, magari alla fine dell'anno produce qualcosa in più, non è un male questo in sé per sé. Quindi, ultima cosa di cui l'ecocritica secondo me non si è occupata è la questione della storia. La natura ha una storia, e in che lingua è scritta? Galileo diceva che è scritta in triangoli e formule geometriche, matematiche. Chi la scrive e per chi? Ancora una volta la domanda sartriana: per chi scriviamo? Per chi facciamo tutto sto lavoro? E poi c'è tutto, e qui mi mancano, ho stampato queste pagine, le ultime tre pagine dedicate alla letteratura, a Thoreau, a Walden, a William Blake, non le ho trovate stampate, però ho rimediato a questo problema stamattina alle 4:30. E adesso vi spiego come. Perché molte di queste scritture sulla natura diventano una geremiade, stiamo distruggendo la natura, tutti gli scritti, la natura è morta, va. Oppure c'è l'altra corrente dell'esaltazione, della rapsodia della natura. La natura dal bello al sublime, al terrore, per cui lo stesso, la stessa
per esempio la Sierra Club, fondato da Muir, di questo qui che ha scoperto i parchi nazionali americani assieme a Roosevelt, dice: Madonna, questa dobbiamo proteggerla. Che però è arrivato anche lui al punto di slargare nella deep ecology. Dice: così bella sta natura che non ci dobbiamo toccare, non dobbiamo neanche vederla. E allora te la metti in vetrina e basta. Per finire, avevo veramente dei bei testi in inglese, addirittura in francese, ero andato a trovare il mio Baudelaire, La Nature, no? la bellissima. Ma siccome non voglio fare brutta figura col mio cattivo francese, vi leggo due cose in italiano per dirvi, per farvi vedere che c'è una scrittura adesso, c'è una, possiamo noi, aspetta, rivedere l'intero canone, e vedere che in effetti una certa lettura si può fare di testi della tradizione per dimostrare che una sensibilità, un tentativo di toccare, parlare, captare, rispettare, immedesimarsi nella natura, in un certo senso c'è stato nella tradizione occidentale. Non è necessario di ritornare 10.000 anni fa. Ci si può vivere con un modicum di controllo delle tecnologie. Se soltanto potessimo tamponare questo capitalismo sfegatato, noi potremmo veramente ancora stare vicini alla terra, alla natura. E una persona che secondo me è uno dei grandi di tutti i tempi, che purtroppo in Italia per le varie psicopatologie della critica letteraria è dimenticato, è il poeta che scrive questa poesia. Taci, sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane, ma odo parole più nuove che parlano gocciole e foglie lontane. Ascolta, piove dalle nuvole sparse, piove sulle tamerici salmastre d'arse, piove sui pini scagliosi ed irti, piove sui mirti divini, sulle ginestre fulgenti di fiori accolti, sui ginepri folti di coccole olenti, piove sui nostri volti silvani, piove sulle mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude novella, che sulla favola bella che ieri ti illuse, che oggi mi illude. O Ermione, odi, la pioggia cade sulla solitaria verdura con un crepitio che dura e varia nell'aria secondo le fronte più rade, men rade. Ascolta. Risponde al pianto il canto delle cicale che il pianto australe non impaura nel ciel cinerino. E il pino è il suono, e il mirto altro suono, e il ginepro altro ancora, strumenti diversi sotto innumerevoli dita. E immensi noi siamo nello spirito silvestre. Spirito, mi fermo qui, silvestre, la selva, silva, che nella letteratura americana ha un grande sviluppo perché c'è il concetto della wilderness, che è una parola anglosassone che negli ultimi 1500 anni non è cambiata, perché esprime ciò che sta fuori di dove sta l'uomo e che rappresenta un limite e rappresenta tutte e due, il luogo dove andare per spendersi, ma è anche il luogo da dove riconquistare una ancestrale o arcaica rapporto con la natura, quindi è tutte e due, no? Salvazione. Nazione. Okay. E poi ve ne le voglio leggere una velocemente, invece scritta da una poetessa calabrese che mi ricorda la mia terra natia e che dice: nei paesi dove le spine odorano di donna, chi non sa della pietra bruciata dal sole, il silenzio e degli occhi di capra, non vada a cercare tramonti di acqua e di cielo. Nella terra si trova la serpe che aspetta le agavi e gli oleandri ingannati dall'acqua di mare. La gente ha occhi di pietra, di sole,
di sangue, di terra e solitudine. Talvolta incontro una donna che è spenta, un uomo ubriaco, uno sguardo idiota. Gli olivi enormi non sanno giustizia, ma negli occhi seduti, nell'ora più calda davanti alla casa, di fronte alla strada svuotata dal sole, ritrovi l'antica tristezza del tempo. Nei paesi di rocce e di mare da sempre si sa e si impara che il silenzio non a caso nasce tra il sole e la calce spaccata dei muri. Nell'ora più lunga, sarebbe il grande meriggio anche nicciano questo ed annunziano, e Dulcis in Punto, un poeta che conosco bene, che si chiama Pite Carravetta, che scrive a proposito della mater materia. Leggo solo quattro strofette. Pensata da giovane e poi nascente ti appresi materia. Nella vita non so se controvoglia nell'attimo entrasti, ora riplasma le falangi e l'orizzonte il ripristino di elenchi di pini e di cieli perduti e le ore a discutere e i dubbi con amici e le nebbie e le pianure padane. Materia, i nomi, le diapole, fonti, materia, ricordi se il corpo abbandoni e le molte fonie rievochi. Ascolta come figlio il fanciullo, come idolo, operaio e messaggero. Trottole saranno adugene anche omeopatiche, ma tutto sommato significanti, tu il dicesti, o materia. Le strane, amene e severe cattedrali che annientavano nostre epoche brulle, poi svisate ma eccitanti, comunque un pretesto sciamanico a noi, a entrambi maggiori e di nuovo tra i banchi e una volta piangesti al pensarci, ma sola o amante confusa tra i tarocchi illegibili. Materia peregrinando ne va la teatrica storia e triste ansimite, che gli alloggi, le scialuppe si ripetono, ma non più giunchi, né giovenche, né arcaiche vicente, e le sciarpe, le vetrine, l'alter altro ti assorbono tutta la vita, le notti a volte distratta, paciosa, sincera, comunque compagna. Mi fermo qui. Grazie.